nel secondo video post dedicato al controllo emotivo. Proviamo invece a non essere, a non sentirci creatura, ma sentirci ad un certo punto coloro che gestiscono il gioco, coloro che vogliono giocare, che vogliono e decidono di avere un ruolo nel gioco e stanno alle regole del gioco, sapendo che quelle regole sono state messe dallo stesso creatore, cioè noi stessi. Il mondo comincia a cambiare perché non immedesimandosi nel ruolo, effettivamente non abbiamo più quella necessità di approvazione sociale. Se sappiamo che tutto ciò che noi stiamo creando, con tutte le regole che stiamo creando, non è altro che un processo che serve alla presa di coscienza, a una modalità di esplorazione del mondo del divenire e alla comprensione della finitezza, soprattutto, che si esaurisce con la comprensione del concetto di morte. Allora, che cosa succede? Che questo controllo razionale non ha più senso. Non c'è bisogno di controllare la realtà. Nel momento in cui si è i generatori della realtà stessa. Io non controllo la realtà se sono il generatore della realtà. Io sono la realtà. Come essere profondo che si realizza realizza il suo fare nel mondo del divenire, cioè nel mondo delle forme, e nelle forme esplora la possibilità del limite e la possibilità di mettersi appunto dei parametri, di mettersi appunto delle regole. Il mondo comincia a cambiare perché ci si rende conto che tutti coloro che fanno parte di questo gioco e stanno giocando con me sono persone che mi permetteranno di giocare. Persone che io ho attirato all'interno del piano di gioco e che mi faranno divertire. Se ci sentiamo divisi e quindi abbiamo questa necessità del controllo di tutto ciò che è energia creativa, ci rendiamo conto effettivamente che questo controllo porterà essenzialmente sempre, e questo è un ciclo ripetitivo, alla distruzione dei nostri limiti. Perché tutte le volte che noi andremo a reprimere, quell'energia si accumulerà e porterà alla distruzione del limite stesso. Nel momento in cui io esercito questo controllo, allora il mondo sociale, il mondo collettivo, il mondo in cui io ho l'approvazione sociale, identificazione del ruolo, mi va bene, io sto bene. Nel momento in cui io faccio fluire la parte creativa, la parte emotiva, quella che ci rende esseri umani, e questa parte non riesco a controllarla, questa distruggerà tutto ciò che nella virtualità, da virtuali, esseri virtuali, si è creati. L'essere profondo sa che questa operazione deve essere compiuta. È la persona che vive il suo essere profondo inconsciamente che pensa che sia distruttiva, quando invece in realtà è una possibilità che si dà per andare verso l'essere profondo. Allora, tutto questo discorso serve per capire che nel momento in cui noi ci sentiamo creature, cioè non ci siamo staccati, non ci siamo resi indipendenti, da questo punto di vista noi vivremo la nostra vita come se fossimo appoggiati a qualcosa o a qualcuno. Non saremo mai autonomi e quindi non eserciteremo mai un atto di volontà. L'atto di volontà si esercita solo nel momento in cui si è indipendenti, altrimenti lo stesso atto di volontà dalla creatura, dal sentirsi creatura, verrà percepito in maniera inconscia e verrà attribuito a qualcosa magari fuori di noi,
a un Dio, alla creazione di una serie di parametri fuori di noi che ci domineranno. Ci vediamo al prossimo post. Ciao!